avanti con le notizie in 60 secondi. A Forio è stato istituito il divieto di transito 024 per mezzi con portata superiore a 35 quintali in via Giovanni Mazzella, dal bivio Nettuno in direzione Corso Francesco Reggine, e il senso unico alternato con controllo semaforico nel tratto tra incrocio con via degli Agrumi e l'hotel Albatros. È stato avviato a Capri l'iter che condurrà alla costituzione dell'area marina protetta, un iter tortuoso che ha incontrato ostacoli tra alcune categorie economiche dell'isola, tra cui i pescatori. La diatriba tra il comune di Laccameno e la società marina del Capitello si arricchisce di un nuovo tassello. Il 16 gennaio le parti sono state convocate per la conciliazione sui canoni dovuti. Si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella Basilica di Santa Maria di Loreto a Forio i funerali di Giovanni Monti, il 70enne titolare del ristorante Montecorvo, scomparso ieri. Il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono, con uno specifico provvedimento, ha ordinato a Levi di riparare la condotta sottomarina che da anni sta pregiudicando la qualità delle acque di Sant'Angelo dopo l'ennesima analisi negativa dell'ARPAC. L'intervento alla donna ischitana che la notte di Capodanno si è ferita la mano a causa di un petardo è riuscito. Necessità di altre medicazioni e poi si valuterà l'ipotesi della protesi. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle ore 20.